Ciao, sono Max Gaetano. Questo video è fatto per far conoscere un libro che è uscito oggi dell'autore Fabrizio Dresda, Homo Tropicus, Il mito onnivoro e il grado zero della civiltà. Questo libro si inserisce nel solco tracciato da Armando D'Elia e lo allarga all'infinito. D'Elia dimostrava, sfatava il mito delle proteine. Questo mito sfata interamente tutto l'intero mito dell'onnivorismo della specie umana, lo sfata in maniera definitiva e incontrovertibile con 1600 pagine scientifiche, tant'è vero che abbiamo quasi 250 pagine di bibliografia ultrascientifica che spazia da PubMed ai principali autori mondiali scientifici e accademici universitari. Questo libro, partirei dal finale del libro, dall'epilogo, anzi partiamo dalla copertina, dal retro della copertina. Il trattato unico nel suo genere si pone l'obiettivo di verificare l'ipotesi che vede il genere umano come una specie tropicale frugivora. Infatti la specie umana è l'unica della quale non sono stati definiti l'habitat e la nutrizione specie specifica, cosa gravissima, cosa che ci dimostra che la scienza, il sistema medico-scientifico è a un livello bassissimo, lo stesso livello che Orsini denuncia quando parla delle scienze geopolitiche che sono a un livello bassissimo. Il testo, avvalendosi di un'estesa bibliografia, estesa è a dire poco, affronta attraverso un approccio multidisciplinare, io direi omnidisciplinare, che a differenza del mondo medico e scientifico è un approccio totalizzante di tutte le materie, mentre il mondo medico scientifico arriva al massimo a essere interdisciplinare in una maniera molto penosa e bassissima. Attraverso un approccio multidisciplinare in modo sistematico ed organico l'argomento. Il quadro che emerge sembra rimettere in discussione l'immagine consolidata dell'umanità civilizzata, in realtà domesticata, come dice il libro stesso, alle prese con il perenne conflitto fra cultura e natura. Pensa che conflitto. Il problema fondamentale dell'uomo e della sua sopravvivenza trova una nuova possibile chiave di lettura che va dal lontano passato al prossimo futuro. A proposito del conflitto fra cultura e natura, la cultura è il conoscere. Quindi in realtà viviamo in un mondo in cui la cultura è totalmente antiscientifica, perché se no la cultura sarebbe vicina alla natura. Conosci te stesso dei greci, come è citato nell'epilogo del libro, che adesso andiamo a vedere, ci dice che bisogna conoscersi, ma se non conosci il cibo specie specifico, l'habitat specie specifico della tua specie, cosa vuoi conoscere? Non puoi conoscere te stesso. Se non sai qual è il tuo cibo specie specifico, come potrai mai conoscerti? I vari scienziati che studiano le stelle o che studiano l'atomo e poi non sanno qual è il loro cibo specie specifico, cosa possono mai conoscere? La filosofia greca nasce in Grecia e vuol dire amore per la conoscenza, ma se non conosci te stesso, cosa potrai mai conoscere? Niente. Sempre solo riferendosi alla quarta di copertina del secondo tomo, il fatto che i concetti di specie specifica siano concetti totalmente sconosciuti al mondo medico-scientifico mondiale, planetario, è un fatto gravissimo che già di per sé dimostra la bassezza e quanto il livello sia bassissimo nel mondo medico-scientifico, perché non si può non conoscere l'habitat, non si può neanche stu non studiare l'habitat specie specifico e l'alimentazione specie specifica. Ribadisco, la specie umana è l'unica della quale non sono stati definiti l'habitat e la nutrizione specie specifica. Di cosa stiamo parlando? Una specie che non conosce se stessa, quindi che non può praticare nessuna filosofia. E adesso andremo a vedere il finale del libro, l'epilogo, in cui si dimostrerà in maniera sempre incontrovertibile l'ecocidio che esiste nel pianeta, cioè la distruzione non solo dell'ambiente, delle piante e degli animali, ma in particolare la distruzione intraspecifica, la distruzione della specie umana attuata dalla stessa specie umana, dato che viviamo nell'antropocene, cioè nell'era dell'uomo, denominata addirittura era dell'uomo, talmente totalizzante e devastante.
questa era. Tanto è vero che si può parlare di genocidio, di vero e proprio genocidio autoperpetrato dalla specie umana. Si sta autodistruggendo. Io direi appunto di rifare vedere 1600 pagine di libro con citazioni scientifiche, 250 pagine di bibliografia PubMed, il principale autore universitario del mondo. Ma andiamo, partiamo direttamente dall'epilogo, leggendone alcune parti. È noto che in ogni istanza, che in ogni nuova istanza, seppure come in questo caso nella sostanza antichissima e primigenia, segua nella sua lotta contro l'ideologia dominante le classiche fasi, in cui viene prima ignorata, poi se pericolosa combattuta e infine, quando ormai diffusa, accettata. In campo nutrizionale questo è stato il destino prima del vegetarismo e poi del veganismo, che dopo essere stati ignorati e poi ferocemente criticati, sono negli ultimi anni, hanno cominciato a ricevere giusti riconoscimenti. Sebbene vi sia ancora un numero consistente di detrattori, oggi il veganismo è riconosciuto non solo come una dieta etica, ma anche equilibrata, anzi persino più salutare e certamente ecologica, della fantomatica dieta onnivora. Questo a patto però che la dieta vegana ponga le sue fondamenta principali nel consumo di frutta e verdura fresca. Questo è un passaggio fondamentale, dato che noi siamo fatti per mangiare cibo crudo e al limite scottato, bollito o al vapore, ma non certo per mangiare cibi a 400 gradi o cibi pazzescamente cotti e lavorati. Quindi la dieta deve essere prevalentemente di cibo crudo. Questo a patto però che la dieta imponga le sue fondamenta principali nel consumo di frutta e verdura fresca. Queste costituiscono il perentorio condicio sine qua non di tutta la scienza della nutrizione. Ora, dopo il veganismo, questo sembra il destino obbligato del frugivorismo, anche perché per salvare la specie non c'è altra direzione che la dieta fruttariana basata su prevalentemente frutta e verdura crudi. Diciamo verdura, ma in realtà sono frutti. La maggioranza degli ortaggi, avendo essi i semi, sono frutti. Quindi zucchine, melanzane, pomodori, cetrioli e via. L'avocado è un frutto. Ora, dopo il veganismo, sembra il destino obbligato del frugivorismo. L'onnivorismo rappresenta il più grande esperimento di sempre per dimensione della popolazione interessata, diversi miliardi, per durata diversi millenni, ma nulla paragonato ai 6 milioni di anni in cui l'uomo ha mangiato frutta, dato che nasce l'uomo 6 milioni di anni fa. L'onnivorismo rappresenta il più grande esperimento di sempre per dimensione della popolazione interessata, diversi miliardi, per durata diversi millenni e per l'inequivocità dei risultati, cioè fallimentare, totale fallimento e distruzione dell'umanità. L'onnivorismo e l'habitat extratropicale hanno costituito le basi per l'edificazione della civiltà di un'umanità addomesticata. Non a caso, nel corso della storia, la gente civilizzata ha accettato di tutto, di farsi inoculare microbi, velenini, sostanze tossiche, ha accettato di vivere in gabbie, andare in giro rivestita di pelli scoiate, di passare la sua vita davanti agli altari inebriati di incenso, alle statue votive, allo schermo di una televisione. Ha accettato di farsi comandare da oscuri tecnocrati. Quindi pare logico comprendere come accetti di confondere i nutrirsi con ingurgitare qualsiasi cosa: cotechini, booster, caciotte, cavallette, uva marcia, bibite con le bollicine e altre mostruosità di siffatta sorta. La parte più importante dell'epilogo è quella in cui dice: infatti è noto come i vegani e i vegetariani presentano più empatia rispetto agli onnivori. Filippi 2010, quindi pieno di citazioni. Empatia che ha naturalmente un'influenza sul tasso di criminalità e sull'intelligenza. Pandey 2016. D'altronde, di solito diventano vegetariani da adulti bambini con il più alto QI, quoziente intelligenza. Gale 2007. Attualmente oltre 60 miliardi di animali sono uccisi ogni anno. Animali allevati per essere sfruttati e macellati. Gli allevamenti intensivi sono l'emblema dell'orrore, sempre pronto a ripiombare sull'uomo. In un certo qual modo ne ricordano le prodezze urbane.
Ancora oggi ci rendiamo appena conto del nostro sadismo verso gli animali, che praticamente ignoriamo quello delle piante, relegato persino dagli animalisti a semplice ubbia antiscientifica, Singer 2015, quando ormai è ampiamente noto e dimostrato che anche le piante sentono, comunicano e soffrono. Mancuso 2015, Tompkins Beard 2009. Dicevamo, quando ormai è ampiamente noto e dimostrato che anche le piante sentono, comunicano e soffrono come le altre forme di vita, cioè. Mancuso dimostra attraverso la neurobiologia vegetale che le piante usano i nostri stessi neurotrasmettitori. Infatti, citato Mancuso 2015, Tompkins Bird 2009. Ovviamente, il cambio di dieta, oltre che ricadute sull'ambiente, l'economia, la salute fisica e mentale, o forse anche in virtù di queste, incide sul modo in cui l'uomo si vede nel mondo, potenzialmente su come partecipa alle sue relazioni intraspecifiche e sui comportamenti che adotta. Infatti, è noto come i vegani e i vegetariani presentano più empatia rispetto agli onnivori, empatia che ha naturalmente un'influenza sul tasso di criminalità e intelligenza. D'altronde di solito diventano vegetariani da adulti i bambini con il più alto QI, Gale 2007. Il fenomeno dell'avversione della specie domesticata a specie selvaggia, così come potrebbe essere il destino di tutte le specie domesticate. Ma il cammino da compiere è lungo e non è certo semplice, innanzitutto perché la natura è stata fortemente violentata, ovvero modificata dall'intervento umano. Non a caso siamo ufficialmente nell'antropocene. Infatti, fino ad oggi va osservato che l'antropizzazione è così profonda che quantunque in modi velleitari e cognizioni approssimative le specie reintrodotte nella propria nicchia ipotetica falliscono l'inserimento in quanto questa è stata profondamente modificata. Palmarini, Piattelli e Fodor, 2010. Ovviamente è un lavoro teoricamente possibile solo a livello transgenerazionale. Si tratta di fattori genetici, microbiologici, biochimici, fisiologici ed ecologici. Infatti le alterazioni antropiche hanno operato su tutti i livelli dell'esistenza umana, da quelli inerenti allo sviluppo, la riproduzione, l'ereditarietà, il microbioma e l'ambiente generale. In ogni caso la problematicità dell'operazione è complicata dalle difficoltà inerenti al superamento dell'antropizzazione. Nello stesso tempo si dimostra fondamentale recuperare uno stile di vita sempre più naturale, con una progressiva fuoriuscita dalle città, la creazione di comunità autosufficienti e graduale riduzione dell'apparato e del fabbisogno tecnologico. In particolare è necessario orientare la dieta mondiale da un regime onnivoro a uno a base vegetale, con l'eliminazione progressiva e prioritaria dei prodotti animali, delle bevande alcoliche, dello zucchero e dei suoi surrogati, in generale in gran parte dei prodotti industriali. In ogni caso, la dieta vegetale deve progressivamente centrarsi principalmente su frutta e vegetali crudi. E questa è la base di ogni pasto. Bisogna mangiare all'inizio del pasto, nella prima parte del pasto, frutta e verdura cruda, poi dopo frutta e verdura cotti. Altrettanto importante e decisivo si rivela recuperare le condizioni per uno sviluppo fisiologico che veda nell'allattamento prolungato ed esclusivo l'elemento cardine per la futura vita adulta. Di esercitarsi il più a lungo possibile fino a raggiungere la durata specie specifica, che potrà consentire il fondamentale svezzamento secondo le esigenze proprie della specie. L'allattamento naturale deve essere affiancato da una gestazione, un parto ed un postpartum demedicalizzati. Questi fattori, insieme a quelli ambientali, consentiranno anche la colonizzazione e lo sviluppo di un microbiota benefico che costituisce anch'esso un elemento imprescindibile per la realizzazione delle finalità biologiche della specie. Tutti questi fattori poi contribuiranno alla riduzione di patologie e alterazioni genetiche che inficiano i meccanismi dell'ereditarietà delle caratteristiche proprie della specie che determinano non nuovi ed improbabili adattamenti, ma disadattamenti, per esempio la galattosemia e la fruttosemia. La galattosemia vuol dire il neonato che non può ricevere il latte umano, la fruttosemia. La specie, l'appartenente alla specie umana che no, non può mangiare i cibi al cui interno vi è il fruttosio, che è la base dell'energia umana. Ma disadattamenti che possono pregiudicare la realizzazione biologica e trofica specifica. La dieta onnivora e l'antropizzazione delle cumene, cioè del posto dove può vivere l'uomo, hanno già consegnato alla storia il loro testamento, dove dietro la retorica delle magnifiche e progressive sorti, così definite, rispetto al declino cavernicolo, in realtà il declino cavernicolo ci fu a causa della glaciazione che spostò
dai tropici l'uomo verso ambienti più freddi. Dal declino cavernicolo a cui sembrava condannata la nostra specie, si nascondono i numerosi e tragici fallimenti che la civiltà ha prodotto inesorabilmente. A proposito di civiltà, all'inizio dell'epilogo, a proposito della specie addomesticata, differenza dimostrandosi quindi pronta da consentire al dominio corrente su tutto l'esistente, compresa se stessa, a differenza dell'onnivorismo che si presenta predatore e proditorio, che ha alle sue spalle fiumi di sangue, la decomposizione degli organismi umani e lo sfruttamento omicida e distruttivo del pianeta, le risorse carpiche mostrano la loro centralità, cioè le risorse carpiche, la frutta dolce, le frutta ortaggi, mostrano la loro centralità nella semplice constatazione socratica che solo nella frutta il bello, il buono, il giusto trovano confluenza e sovrapposizione. E infatti nel cibo aspecifico, cioè sostanzialmente nella zootecnia, e nelle sostanze, nelle bevande nervine e in tutte quelle sostanze industrializzate, non è possibile rinvenire il piacere, la salute e anche gli semi. Non dimentichiamoci che i semi, il cibo per galline, cibo per specie che vivono pochissimi anni. Non è possibile rinvenire il piacere, la salute e la pietà, tanto più contemporaneamente. Quindi l'onnivorismo non ha nulla di socratico, non ha alcunché. La violenza sul mondo animale e vegetale è disarmante, tanto nella sua efferatezza che nella sua follia. E ne parlava già Plutarco. Chiudiamo con le ultime frasi dell'epilogo. Dunque, eravamo così definiti rispetto al declino cavernicolo a cui sembrava condannata, la nostra specie si nascondono i numerosi e tragici fallimenti che la civiltà ha prodotto inesorabilmente. La loro strada è già segnata ed impraticabile. Il conosci te stesso di ellenica memoria aspetta un cenno, un'intuizione da perseguire. Non sappiamo se quella ipotizzata in questo testo è quella giusta, ma se così non vi fosse, se così non fosse, la sensazione è comunque che perlomeno ci possa essere andati molto vicino. Quindi conosci te stesso, dei filosofi greci, può esistere solo se conosci la tua specie, se conosci l'habitat, ma in particolare la dieta, specie specifica. Se no, non puoi avere nessun amore per la conoscenza, non puoi fare nessuna filosofia, amore della conoscenza.